storie italiane, la presa di posizione di Albano Carrisi. Sembra che sia stata fatta chiarezza sul triangolo amoroso che ha tenuto banco per molto tempo occupando ogni pagina di cronaca rosa. Cancelletto Albano Carrisi oggi con un intervento telefonico al programma di Eleonora Daniele, ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Cancelletto Loredana Lecciso. Ma andiamo a vedere cos'è accaduto realmente stamattina. Questa mattina Storie Italiane si parlava dell'esibizione di Albano e Cancelletto Romina Power a Ballando con le Stelle, ma la situazione è poi degenerata parlando del triangolo amoroso che ha coinvolto Loredana, Romina e lo stesso Albano. Durante la messa in onda del programma il cantante pugliese ha fatto chiarezza sul rapporto con la sua ex moglie. Loredana se n'è andata a dicembre per scelta sua, non per colpa di Romina. A queste parole però un opinionista in studio ha ribattuto calcando la mano con tali dichiarazioni: Albano hai fatto come la Svizzera, sei ambiguo con il tuo comportamento senza una presa di posizione. A tali parole però il cantautore pugliese non c'è stato ed è scattato come un fiume in piena: non mi parlare di ambiguità. Io e Romina ci siamo riuniti solo per lavoro, non per soldi. C'è affetto, ma siamo due artisti che hanno sempre lavorato a testa bassa. Tra me e Loredana le cose non sono più andate bene per cose nostre, ci siamo stati male in due ed il matrimonio è diventato un traguardo sempre più lontano. Albano Carrisi, io e Loredana non stiamo più insieme. Finalmente è chiara la situazione tra Albano Carrisi e la sua attuale o meglio ormai ex, Loredana Lecciso. Durante la telefonata in diretta a Storie Italiane, il cantante pugliese ha dichiarato di non essere più accompagnato con la showgirl salentina, è lei che se n'è andata a dicembre per fatti suoi e mi ha lasciato con i miei figli. Inoltre il cantante pugliese ha ribadito ai tanti giornalisti e programmi di cronaca rosa che sono loro che spesso parlano di triangolo, in realtà non c'è mai stato. È semplicemente una storia inventata da tutti per fare più ascolti, sapendo che l'argomento piace. Dunque una dura presa di posizione quella di Albano Carrisi, che sembra riaprire le speranze dei tanti fan che sperano in un ritorno di fiamma con la sua ex moglie. Infine al termine della telefonata in diretta del cantante di Cellino, ha chiamato Loredana Lecciso, amo i miei figli. Ad Albano vorrò sempre un gran bene. Possiamo finalmente chiudere un capitolo che aveva creato un triangolo piuttosto pericoloso e forse aprirne un altro, ma stavolta con un lieto fine come nelle più belle favole d'amore.